Sentiamo allora l'ambasciatore Eisenberg. Yesterday was World Earth Day. Today is World Book Day. And so I have been asked to read something that has had substantial meaning to me over the course of my life. And I have chosen the words of a young man of 33, destined to become the third president of the United States, Thomas Jefferson, when he wrote the preamble to our Declaration of Independence on July 4th. Della dichiarazione di indipendenza scritta il 4 luglio 1776. When in the course of human events, it becomes necessary for one people. Quando nel corso di eventi umani sorgerà necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a lui le leggi della natura e del Dio della natura gli danno diritto, un dovuto rispetto per le opinioni dell'umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni che lo costringono alla secessione. Riteniamo queste verità evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, che il Creatore li ha dotati di certi diritti inalienabili e che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità, che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini dei governi, i cui giusti poteri derivano dal consenso dei governati, che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua sicurezza e la sua felicità. Certamente la prudenza vorrà che i governi di antica data non vengano cambiati per ragioni futili e peregrine e di conseguenza l'esperienza di sempre ha dimostrato che gli uomini sono disposti a sopportare gli effetti di un malgoverno finché siano sopportabili piuttosto che farsi giustizia abolendo le forme di cui sono abituati. Ma quando una lunga serie di abusi e di usurpazioni volte invariabilmente a perseguire il medesimo obiettivo si rivela e rivela il disegno di ridurre gli uomini all'assolutismo, allora è loro diritto e loro dovere rovesciare tale governo e provvedere nuove garanzie per la loro sicurezza futura. Questa è stata la paziente sopportazione delle colonie e questa ora è la necessità che le costringe a mutare gli ordinamenti di governo che li hanno accompagnati finora. Quando ero molto giovane, ho dovuto leggere la storia dell'America e al tempo ho dovuto leggere gli scritti e memorizzare gli scritti, le opere di Abraham Lincoln, ma tra tutte quelle che ho letto, quella che mi è rimasta più in mente è il discorso di Gettysburg, quando celebrava le morti di molti uomini che hanno perso la vita durante la guerra civile americana. Sedici lustri e sette anni or sono, i nostri padri diedero vita su questo continente a una nuova nazione, concepita nella libertà e guidata dal principio che tutti gli uomini sono creati uguali. Adesso noi siamo impegnati in una grande guerra civile che proverà se quella nazione o qualunque nazione così concepita e guidata possa vivere a lungo. Il grande campo di battaglia di quella guerra. Siamo venuti a destinare una parte di quel campo al luogo di ultimo riposo per coloro che qui diedero la vita perché quella nazione potesse vivere. È del tutto giusto e appropriato che compiamo questo atto, ma in un senso più ampio. Non possiamo inaugurare, non possiamo consacrare, non possiamo santificare questo suolo. Gli uomini coraggiosi, vivi e morti, che qui combatterono, lo hanno consacrato al di là del nostro piccolo potere di aggiungere o detrarre.
Il mondo ricorderà appena ciò che qui diciamo, ma mai potrà dimenticare ciò che essi qui fecero. Sta a noi viventi il votarci qui al lavoro incompiuto, finora così nobilmente portato avanti da coloro che qui combatterono. Sta piuttosto a noi il votarci qui al gran compito che ci è di fronte, che da questi morti onorati ci venga una cresciuta devozione a quella causa per la quale essi diedero della devozione l'ultima piena misura. Sta a noi qui solennemente promettere che questi morti non siano morti in vano, che questa nazione guidata da Dio abbia una rinascita di libertà e che l'idea di un governo del popolo, dal popolo e per il popolo, non scompaia dalla terra.